Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Vi ho detto nel video che ho registrato prima di questo, ma che sicuramente avrà una logica di programmazione differente, mentre registravo il video dei 22 prodotti nel 2022, che avevo dei prodotti bucati e siccome era da un po' di tempo che non pubblico questo genere di video ed è comunque un progetto smaltimento a cui tengo tantissimo, ho fatto un recap mentale, quindi ho fatto due cose in una. Spero di aver detto cose giuste nel video precedente, perché quando il mio cervello viaggia in una direzione e blattero dicendo altro, qualche volta sparo delle, non posso dire parolacce, però c'è chi direbbe M-ate o stupidate, ok? E detto ciò, sono sia di skincare che di make-up, soprattutto di make-up, e una fatalità, ho fatto il buco non ieri, penso la scorsa settimana, domenica scorsa, e ho detto ma perché non cogliamo la palla al balzo, ho quattro prodotti bucati, iniziamo subito, non sono video che durano tantissimo, li facevo in compagnia di Erika, tra che io mi sono assentata, lei c'è e non c'è, perché ho visto che ha messo un video anche ultimamente. Io, se una volta dicevo Erika quando vuoi rifacciamolo il video, io adesso direi non c'ho proprio tutto questo tantissimo tempo da dedicare, e oggi per dirvi sto registrando sì tre video, ma la settimana scorsa non ne ho fatto neanche uno. Mi sto proprio mettendo a fare i video quando serve, non più obbligata ogni domenica, ogni sabato a fare una ripresa. Se me la sento la faccio, altrimenti non la faccio. Tanto materiale vecchio da pubblicare ne ho per almeno due mesi, il nuovo può anche aspettare, però mi piace anche mettere qualche traccia nuova per non farvi annoiare con cose vecchie e con gli stessi discorsi, ok? Faccio un po' qui, un po' lì, come logica, ma non partecipo, non collaboro, non faccio niente, perché so che sono la prima a non riuscire a rispettare le tempistiche di programmazione, di registrazione, tutte queste cose. Però sotto sotto comunque smaltisco, buco e faccio quello che devo fare. Allora, vi faccio vedere un burro cacao di Flormar. Flormar non esiste più, ragazzi, non so se a Milano esiste ancora il negozio, però a Treviso lo hanno chiuso e la mia madrina aveva comprato e mi aveva regalato delle referenze. Lei aveva il negozio a Brescia, lei è veneta, però comunque si è sposata e vive in provincia di Brescia, soprattutto nella zona montagnosa. E che dire, qualche volta mi regala queste referenze di Flormar, se non ha niente della Chiotis, che è rappresentante, e altre cose. No, una volta faceva anche Avon, adesso Avon non lo fa più, però ha questo marchio Chiotis, che ho giusto due o tre referenze anche io di prodotti di make-up. Allora, mi aveva regalato a quell'epoca bagno schiuma e crema corpo, vaniglia, cannella, una profumazione molto invernale. Il bagno schiuma l'avevo finito, la crema corpo ce l'ho in bagno che è quasi finita, un olio per le cuticole che lo uso e non lo uso, però ce l'ho qui in postazione. In più avevo iniziato a usare anche questo burro cacao Simil Eos di Flormar, e alla fine l'ho scavato per bene, tanto che sono rimasta alla base, ne ho ancora un po', ma è quasi finito. Non ha cambiato odore, vorrei portarlo avanti e buttare via uno del Cosmoprof che ce l'ho lì in postazione, ma ha cambiato profumazione, ha cambiato consistenza, non si scioglie più, se lo metto sulle labbra alle volte me le fa pizzicare, quindi vorrei evitare di utilizzarlo ancora e vorrei invece concentrarmi su questo, che come avete visto l'ho scavato molto bene. Poi dalla palette di Pixie per Tina Young, questa era una palette che avevo ricevuto in collaborazione con una PR box di Pixie ancora l'anno scorso, e l'avevo portata anche in Germania l'anno scorso in ferie, quei 5 giorni che avevo fatto a fine agosto, e qualche volta la utilizzo anche
per tutti i giorni, soprattutto adesso mi capita di utilizzare i più chiari perché non ho ombretti chiari per l'arcata sopraccigliare. E come vedete ho bucato sia Feeling Fresh e Sand. Feeling Fresh è quello rosino, no, questo qui, più chiaro, invece il Sand è questo qui centrale, che ha un buco più piccolo, però comunque c'è ed è presente. Super soddisfatta, mi piacerebbe un po' bucarla tutta questa, non vi nego che mi piacerebbe metterla come palette per il 2023, ma ha troppi colori, ho paura di stufarmi sinceramente, ma sono tutti ombretti piccoli, un totale di 22 grammi di prodotto, polverosi, si consumano facilmente se vengono utilizzati tutti i giorni. Vediamo, ci sono altre palette, magari da 4 ombretti, dove ne ho già finiti 2, dove me ne mancano solo 2 di ombretti, che preferirei mettere, tipo, vi faccio rivedere questa, e secondo me mi dite, ma c'è, hai ancora questa palette? Sì, ho ancora questa palette con soltanto 3 colori, allora a questo punto preferisco mettere questa, che ha anche 3 colori, che userei molto più volentieri per la parte finale dell'occhio e per la transizione piuttosto che una miriade di colori, perché avete visto che ci sono anche azzurri, arancione, l'arancione no, non mi disdegna neanche, però quest'ultima riga qui per me sarebbe la più difficile perché ci sono dei verdi qua finali, un blu, un colore stranissimo e un azzurro. Oggi l'ho usata anche, perché ho usato l'azzurro sul condotto lacrimale, ma è già svanito. Non è proprio il massimo della qualità. Preferisco di più le polveri per il viso che le polveri per gli occhi della Pixi. E poi dopo l'ultimo prodotto che ho bucato ultimamente è questa cipria di Got2Be, che è un marchio che trovate al DM in Germania. Non esiste il DM in Italia. E questo marchio per le polveri viso ve lo consiglio largamente, non ve lo consiglio per le matite perché le mine si spezzano subito e si consumano facilmente, e anche per tutto quello che riguarda crema, cioè per esempio il correttore, perché non corregge, e non è pigmentato. Il fondotinta non lo so, ero tentata a comprarlo, però mi fermo soltanto al concealer, quindi all'ombretto. Io ho di prodotti in polvere sia questo che è la cipria neutral traslucida, ma anche la terra. La terra non è male, non mi ricordo più dove l'abbia messa, però ce l'ho. E questo, se avete un ombretto, cioè scusatemi, un fondotinta chiarissimo, non mettetelo perché vi fa caspere. Se invece avete un fondotinta che è quel mezzo tono un po' più scuro e avete cannato la colorazione o il vostro colore, ci sta. L'importante è non metterlo con fondotinta troppo chiari perché veramente vi sbianca ancora di più. Pertanto ha un potere schiarente, non è proprio questo traslucido come vuol definirsi. Infatti se faccio lo swatch sembra proprio bianco gesso. In realtà sfumandolo e mettendone la giusta quantità tende leggermente a schiarire, ma non rilascia il biancume. Il biancume lo esalta su una base che è già molto più chiara rispetto alla vostra colorazione di pelle. Tipo un fondotinta che ho io di Revlon, che ho sbagliato totalmente la colorazione, ma invece di sbagliarla in negativo, nel senso che ho comprato una colorazione troppo scura, ne ho comprato una veramente troppo chiara. Il negozio sembrava andare bene, invece dopo mi guardo e dico faccio l'effetto morto o comunque di una persona che non sta proprio tantissimo bene e deve giocare tanto con terre e blush al fine di riuscire a portare una base con una colorazione sbagliata. Ok, quindi questo è tutto, non ho altro da aggiungere, queste sono un po' le referenze che mi sono venute in mente nell'ultimo periodo che ho bucato e che avevo tenuto da parte, e vediamo cosa riesco a fare nei prossimi mesi. Non assicuro di fare un video bimestrale come era una volta. Quando vedo qualche prodottino bucato e mi sembra di averne più di 4 o 5, allora registrerò
accenderò la videocamera e vi parlerò di questi prodotti, di questi traguardi. Se invece voi avete la vostra lista che ultimamente avete aggiornato, spero molto più di me, con una lista molto più lunga della mia, di prodotti che avete bucato e chissà magari siete riusciti anche a terminare, fatemi sapere qui sotto quali sono e vi aspetto nel prossimo video. Alla prossima, un bacione!